Marco. Gesù entrò di nuovo a Cafarneo dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta, ed egli annunciava loro la parola. Si recarono da lui portando un paralitico sorretto da 4 persone. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?» E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile, dire al paralitico: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te», disse al paralitico, «alzati, prendi la tua barella e vai a casa tua». Quello si alzò e subito prese la sua barella. Sotto gli occhi di tutti se ne andò. E tutti si meravigliarono e lodavano Dio, dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile». Parola del Signore. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Ci sono alcune annotazioni da fare perché riguardano la nostra vita. In tutte le opere che il Signore compie si manifesta, un po' come diceva il Vangelo di ieri, la sua compassione verso di noi. Però, come nel Vangelo di oggi si sottolinea, la sua attenzione prima di tutto è sulla nostra interiorità, sulla nostra anima. Questo ci mette un po' in dissonanza con lui, perché noi preferiremmo che lui si dedicasse, Gesù, alla parte più esterna nostra, al corpo. Noi preferiremmo che il Signore si rivolgesse soprattutto al nostro benessere fisico. Invece Gesù, nonostante abbia visto che avevano addirittura scoperchiato il tetto, che non era difficile scoperchiarlo perché era fatto di canne e cose di questo genere, per cui non era difficile scoperchiare a loro un tetto, però dopo aver visto tutta questa scena per portargli un paralitico, lui però in maniera provocatoria gli dice: «Ti sono perdonati i tuoi peccati». E questo rientra nella logica di Gesù Cristo, perché Gesù ha detto in tanti posti: lavate prima la parte dentro del bicchiere. Ecco, oppure il bene e il male cominciano dal cuore, e occorre essere interiormente puri. Quindi la cura del Signore per la nostra vita comincia da dentro. Noi invece, che siamo molto materialisti e molto umani, e tante volte neanche ci accorgiamo di come il Signore si prenda cura di noi, perché siccome Lui si rivolge prima di tutto alla nostra parte interiore, a noi sembra che non si curi di noi. Questo è uno sguardo umano che spesso è il contrario della logica di Dio. Per cui, se domandassimo a tante persone, anche cristiane, se Dio si prende cura di loro, avrebbero tanti dubbi, perché è come se Dio non ci fosse. In realtà il Signore stesso afferma: «Io sono con voi tutti i giorni», e Lui opera poi, tra l'altro. Solo che l'opera di Dio si rivolge, come in questo caso, prima di tutto
a risanare la parte interiore dell'uomo, mentre non siamo molto interessati alla parte esterna, al corpo. E quindi lì bisogna che ci convertiamo. Per noi credere che sia più importante guarire dentro, con tutta l'importanza che diamo giustamente al corpo, perché il corpo fa parte della nostra persona ed è importantissimo, anzi fondamentale. Senza il corpo, figuratevi che noi diciamo che alla fine risorgeremo con un corpo nuovo, un corpo perfetto. Credo alla risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Quindi il corpo è certamente l'espressione della nostra persona ed è la fisicità, è veramente qualcosa di così importante che addirittura Dio si è fatto uomo. Però ciò non toglie che la parte più importante è la nostra anima. Perché? Per mille motivi, perché la felicità dipende da quello che c'è dentro. Per cui se una persona sta bene dentro, in effetti gestisce bene la sua vita, anche se ha problemi col corpo, se sta bene dentro, mentre se il contrario è esattamente evidenzia, per esempio, se una persona sta male dentro, anche se il corpo fosse senza problemi, sarebbe stesso un infelice. Quindi paragonando il ruolo dell'anima e del corpo, il ruolo della parte interiore e del corpo, si capisce che l'importanza, la qualità della vita la dà l'anima, anche perché poi l'anima di per sé non è soggetta all'invecchiamento, e l'anima è eterna, mentre il corpo è soggetto alle malattie, all'invecchiamento, alla morte fisica. Ecco, questo non per sminuire il corpo, perché, ripeto, è importantissimo, però c'è una priorità dell'anima. Quindi se una persona è veramente sta bene ed ha un'anima, possiamo dire, un cuore pulito dall'egoismo, una persona luminosa dentro, se una persona ha un'anima che ama veramente, è una persona che fa del bene, che fa bene. Ecco, e anche gli acciacchi fisici li gestisce in maniera, li può gestire in maniera positiva, nonostante le croci siano pesanti, le croci fisiche sono veramente, a volte sono, ci sono delle croci che ci fanno un po' paura, perché di fatto la fisicità, il dolore fisico, le sofferenze fisiche sono terribili tante volte. Però in ogni caso la prevalenza e la priorità vengono dall'anima. Per cui quante persone ci sono che sono affascinanti nel corpo ma cattive nell'anima? E questo distrugge l'umanità. Mentre se una persona è buona dentro, anche se non ha un corpo perfetto, anche se non è bellissima, però è una persona che fa del bene a tutti e sta bene. Quindi bisogna che ci convertiamo a questa mentalità del Signore. Per cui è importante per noi curare prima di tutto l'anima. Se noi curassimo l'anima quanto curiamo il corpo, in effetti, come ci sono gli ospedali per il corpo, in effetti non ci sono tanti ospedali per l'anima, no? Quindi questo già fa capire i soldi che si impiegano in uno Stato per aiutare i corpi, che sono un fatto doveroso, anzi speriamo che ci siano sempre più Stati che curano gratuitamente le persone, che non si speculi sulle malattie fisiche e che tutte le persone possano arrivare a essere curate fisicamente, però non c'è la contropartita dell'anima. Ecco, se una persona è malata dentro perché è egoista, perché è superba ed è schiava di tante cose, è infelice, non è che poi è così facile che si curi, che curi l'anima. Oggi come oggi più che altro si cerca una cura di tipo solo psicologico o psichiatrico o neurologico. Però non basta né la psicologia, né la neurologia, né la psichiatria, perché tante volte è proprio un problema di mentalità. Ecco, ci può essere una persona che non ha patologia a livello psichiatrico o neurologico,
però che ha problemi anche di cattiveria, per esempio. Una persona cattiva che fa del male, una persona egoista, clinicamente non è curabile, perché non è che ci può andare, dice che una persona è egoista, è cattiva e fa del male agli altri, non rientra nelle patologie, però fa del male, e quindi dove deve andare se una persona è cattiva? Mettete una persona che calunnia, o una persona proprio che fa soffrire gli altri, una persona egoista che fa tira l'acqua al suo mulino e che imbroglia gli altri così, fino a quando non fa un reato, di fatto non passa per una persona che è normale, però di fatto normale non lo è. Quindi le problematiche sono molto vive, e quindi dobbiamo chiedere al Signore veramente che ci guarisca dentro e che noi possiamo vivere una vita veramente illuminata dalla sapienza, libera dal male, per poter gestire meglio la vita ordinaria e costruire il regno di Dio, perché poi è la nostra meta, è il regno di Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Grazie.